paura ad Avenza, in fiamme palazzina, 4 feriti, 27 le persone evacuate. Alluvione, 2 miliardi di danni per imprese e famiglie, questa la stima IRPET. Abbattere le liste d'attesa nella sanità, la Toscana mette in campo il progetto Clessidra. Pulizia a Pietrasanta, raccolti da 10 volontarie donne oltre 500 kg di rifiuti. Omaggio a Pietrasanta del Giallo, 3 giorni tra eventi e mostre per festeggiare la collana Mondadori. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Paura ad Avenza, si incendia una palazzina. 4 feriti in gravi condizioni e 27 le persone fatte evacuare. Sotto accertamenti le condizioni dello stabile al momento inagibile. I particolari nel servizio di Martina Menconi. Ci troviamo in via Europa ad Avenza questa mattina, verso le 9 è partita la chiamata al 118, si è sentito un forte boato e la chiamata è stata appunto per un incendio che è scoppiato ai primi piani della palazzina. Al momento sembrano esserci 4 feriti, un uomo con ustioni gravi al Cesanello di Pisa e altre 3 donne che hanno inalato i fumi dell'incendio. Sono intervenuti subito sul luogo i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e la pubblica assistenza di Carrara. Sono ancora ad accertare le cause dell'incendio, il quale sembra essere stato provocato dall'utilizzo di liquido infiammabile da parte del proprietario dell'appartamento dal quale si sono propagate le fiamme. Al momento le indagini sono nelle mani del commissariato di polizia di Avenza. Nel corso della mattinata è stata evacuata la parte di palazzina adiacente all'appartamento in cui è scoppiato l'incendio, per un totale di 5 appartamenti al momento inagibili. Le persone che abitavano in questa parte della palazzina, quindi vicino all'appartamento in cui è scoppiato l'incendio, sono state fatte evacuare e pare resteranno per qualche giorno all'oratorio di Avenza, che è in prossimità della palazzina. Presente sul luogo dell'incidente anche la vice sindaca di Carrara, Roberta Crudeli, la quale ha reso note le procedure per la sistemazione delle persone evacuate, subito presa in carico dai servizi sociali del comune. Le persone adesso stanno aspettando di poter rientrare in casa per prendere farmaci e abbigliamento. Poi dopo faremo un punto all'oratorio, riuniremo tutto all'oratorio e faremo un check chi non ha rete familiare per poter andare in questi giorni. Ci penserà il comune di Carrara col servizio sociale che già qua siamo già attivati. Sono circa 27, dunque, le persone evacuate, tra le quali anziani e bambini. Tra le persone sfollate, 13 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre le restanti 14 persone sono state prese in carico dai servizi sociali del comune di Carrara. Tutte le persone potranno tornare nelle proprie case una volta terminati gli accertamenti sulle condizioni della palazzina evacuata. Ancora nessuna notizia sui 4 feriti operati d'urgenza al Cesanello di Pisa e all'ospedale Apuano. E sulla vicenda interviene l'assessore al sociale Roberta Crudeli, che ringrazia Don Mario Navalesi e la parrocchia di San Pietro ad Avenza per aver dato un aiuto fondamentale mettendo a disposizione l'oratorio. Le 14 persone, 6 donne, 7 uomini e un minore andranno nelle case ERP dell'ex ospedale San Giacomo in via Carriona e saranno accolti nella casa del Pellegrino in piazza Finelli ad Avenza fino a che non potranno tornare regolarmente nelle proprie case. Alluvione in Toscana. Il conto dei danni a imprese e famiglie, secondo IRPET, è di 2 miliardi di euro. Ammonta a circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie e imprese toscane a causa dell'alluvione del 2 novembre che ha inondato case e capannoni, distrutto mobili e impianti, allagato garage, uffici, cantine e magazzini. A fare una stima dei danni è stato uno studio dell'IRPET. La ricerca è stata condotta grazie a una rilevazione condotta su abitanti e imprese di 75 comuni. Per quanto riguarda le famiglie, i danni sono stati quantificati complessivamente in 661,2 milioni. Di questi, circa 4,3 milioni sono i costi legati alla compromessa funzione abitativa, cioè quelli sostenuti da chi ha avuto la casa inagibile.
Accanto a questi ci sono i costi per la manutenzione straordinaria di abitazioni, garage e cantine, quantificate in circa 527 milioni, che si aggiungono anche ai danni per circa 129 milioni per la sostituzione immobile tra domestici e automotorini. Sul fronte delle attività produttive insediate nell'area investita nel maltempo, la conta dei danni stimati, diretti e indiretti, raggiunge complessivamente, secondo l'IRPET, 1 miliardo e 340 milioni di euro. In particolare, all'interno dei costi diretti, che ammontano a 1 miliardo e 189 milioni, si possono annoverare i costi per danni ai magazzini, 97,3 milioni, a fabbricati e macchinari, circa 984 milioni, e quelli legati alle interruzioni delle produzioni. Nella stima è stato calcolato il costo di un mese di blocco, circa 108 milioni. Si devono aggiungere a questi i costi che IRPET definisce indiretti, vale a dire quelli prodotti nel tessuto produttivo dall'interruzione di filiere e scambi commerciali, 151 milioni. Eugenio Giani, in qualità di commissario per l'emergenza a seguito degli eventi alluvionali nelle province di Firenze, Livorno, Pistoia e Prato, ha firmato un'ordinanza che individua i soggetti attuatori, chiamati a svolgere le azioni necessarie per garantire soccorso e assistenza alla popolazione, attività per ripristinare i servizi pubblici e le infrastrutture dei reti strategiche, per gestire i rifiuti, le macerie, il materiale vegetale e alluvionale derivato dagli eventi e per ripristinare i corsi d'acqua. I soggetti così individuati potranno, sulla base di un'apposita motivazione, avvalersi di apposite deroghe a una serie di normative vigenti per assicurare massima efficacia e tempestività di intervento. Da diversi giorni è cominciata la pulizia della spiaggia dai rifiuti portati a riva dalle mareggiate delle scorse settimane. A dare la notizia l'assessore al turismo del comune di Carrara, Lara Benfatto. Si tratta di un lavoro importante per il quale l'amministrazione ha voluto ringraziare Nausicaa per il suo supporto, ma anche gli operatori balneari. Sono questi che si stanno occupando della raccolta dei rifiuti dell'Arenile, dimostrando ancora una volta un gran spirito di collaborazione. Il Movimento 5 Stelle di Massa è tornato a parlare della realizzazione della nuova casa di comunità vicino alla stazione. Secondo il partito, nonostante l'area sia nota per essere soggetta ad allagamenti, sembra che l'amministrazione non abbia tenuto in considerazione questa evidente criticità. Il Movimento 5 Stelle, oggi in piazza stazione, ha dunque sollecitato a riconsiderare questa decisione ed optare per una posizione meno a rischio, come l'utilizzo del vecchio ospedale. Ma non solo, per Elisa Giovannelli, rappresentante del gruppo territoriale, la variante Aurelia rappresenta un problema ambientale aggiuntivo, poiché comporterebbe ulteriori valori di impermeabilizzazione dei terreni. Il Movimento 5 Stelle è molto critico verso il sindaco Persiani, ritenendo che non stia affrontando in modo adeguato le sfide ambientali della città. La Toscana mette in campo il progetto Clessidra. L'obiettivo è abbattere le liste d'attesa nella sanità. Vediamo. Nuovi strumenti per abbattere le liste d'attesa nella sanità. La Giunta regionale toscana, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, mette in campo il progetto Clessidra. 9 medici su 10 del servizio sanitario regionale hanno un rapporto di esclusività con le proprie aziende. Di questi, solo il 40% svolge attività professionale intramutaria e, tra di loro, uno su tre ha aderito agli istituti addizionali di produttività aggiuntiva per l'abbattimento delle liste d'attesa. Da qui la messa in campo di un sistema premiante. Le azioni per ridurre le liste d'attesa si articoleranno su tre livelli. Il primo prevede l'esecuzione di prestazioni nel normale orario di lavoro, il secondo in orario di produttività aggiuntiva. Un terzo livello riguarda la possibilità per un dirigente medico, che ha già svolto attività nei primi due, di aderire ad un progetto incentivante che riguarda i medici, i rapporti di esclusività con obiettivi prefissati e un premio economico finale, 500 euro ogni 10 visite. Per rispondere ai bisogni dei cittadini in un'ottica di Toscana diffusa, le visite si potranno svolgere anche in locali diversi e decentrati rispetto a quello che costituiscono la normale serie di lavoro, situate anche in aziende di area vasta diverse. In questo caso i professionisti avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio.
Saranno 69 anche quest'anno equipamenti distribuiti tra le tre ASL toscane, i medici sentinella toscani chiamati a rilevare settimanalmente l'andamento dell'influenza stagionale, stimarne i tassi di incidenza nel tempo e verificare quanti diversi ceppi di virus stiano circolando. Per ogni area vasta saranno 23 i professionisti coinvolti, di cui 19 medici di medicina generale e 4 pediatri di libera scelta. La rete di sorveglianza esiste dal 2020 e l'anno scorso, nel 2022, in Toscana era stata potenziata con 12 medici in più, numeri rimasti invariati anche nel 2023. Il laboratorio individuato dalla Giunta regionale è quello di medicina sperimentale e clinica dell'Università di Firenze, in quanto laboratorio di riferimento nazionale della rete di sorveglianza. La lotta alla mafia comincia dai giovani. È partito così il discorso del deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta, presente al 33esimo vertice antimafia della Fondazione Antonino Caponnetto. Come ha sottolineato un video su TikTok che ironizza sulla figura di un boss, di fatto condiziona i giovani che tendono così ad una sorta di accettazione e di normalizzazione. La mafia, cosiddetta 4.0, attratta da criptovalute e da canali criminali cinesi per gli spostamenti di capitali, come ha spiegato Laporta, rappresenta cupa evoluzione contemporanea di un male che è come un cancro, subdolo e silente, ma i cui devastanti effetti purtroppo prima o poi emergeranno. Ecco perché la lotta al contrasto della mafia per il deputato deve continuare ad essere costante e capillare, mantenendo inalterata la legislazione vigente. Grande successo per la pulizia organizzata questa mattina a Pietrasanta dall'associazione Plastic Free. Raccolti oltre 500 kg di rifiuti da 10 volontarie, tutte donne. Pneumatici, fusti, piccoli contenitori, tappi e tantissime bottiglie di plastica. Pesa più di 500 kg il bottino della pulizia organizzata questa mattina alla spiaggia libera di Mortone a Marina di Pietrasanta dall'associazione Plastic Free in collaborazione con Ersu e il patrocinio del comune. Un appuntamento tutto in rosa con 10 volontarie che si sono presentate munite di guanti e attrezzi da raccolta al punto di ritrovo, fissato nell'area parcheggio antistante il tratto di Arenile protagonista dell'intervento. Con loro, per circa 2 ore e mezzo, hanno operato anche l'assessore all'ambiente Tatiana Gliori e la referente comprensoria dell'associazione Sara Quintavalle. Un grande grazie a tutte, ha commentato l'assessore Gliori, anche per l'energia dedicata fisicamente a questa iniziativa. Tanto è stato fatto per informare sulla pericolosità dell'inquinamento da plastiche e microplastiche, ma altrettanto imponente è il lavoro che resta da fare. Pietrasanta è al fianco di Plastic Free per dare un impulso ancora maggiore a questo progetto di educazione e rispetto dell'ambiente. Intanto l'associazione è già al lavoro per organizzare l'ultimo appuntamento del 2023 a Pietrasanta. Come anticipato la referente Quintavalle, sarà a metà dicembre, strutturato in modo leggermente diverso dal solito e avrà anche un tocco natalizio. Le iniziative di Plastic Free sono aperte gratuitamente ai volontari di tutte le età tramite registrazione sul sito dell'associazione. E adesso spazio alla pubblicità, rimanete insieme a noi. La mia macchina, bella ma... da revisionare. Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden! Dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto, con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295, a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook.
E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. In occasione della settima giornata mondiale dei poveri, domani la Caritas della diocesi di Massa Carrara Pontremoli ha in programma alle 18.30 l'inaugurazione del nuovo centro vicariale della città di Carrara Fosdinovo. Situato sotto la chiesa parrocchiale di San Ceccardo, la struttura sarà la sede del centro di ascolto vicariale, dell'armadio vicariale, del centro d'aiuto alla vita. Già esistente a Carrara vedrà anche la nascita dell'ambulatorio medico che sarà adibito a visite mediche generiche. All'interno del centro è stata prevista anche l'installazione di due poltrone odontoiatriche per effettuare visite e piccoli interventi dentali. Alle 12 inoltre il Vescovo Vaccari condividerà il pranzo con gli ospiti della mensa Caritas di Bassagrande. Si sono svolte lunedì sera le elezioni del direttivo della Consulta del Volontariato di Pietrasanta. Ad accompagnare il presidente Andrea Galeotti, riconfermato nel ruolo del sindaco Alberto Stefano Giovannetti, saranno la vice Monia Battistini dell'associazione Semplicemente Genitori e tre consiglieri delegati per altrettanti settori. Stefano Forno, della Misericordia di Marina di Pietrasanta, si occuperà di emergenze e rapporti con la Protezione Civile. Sonia Cortopassi, dell'associazione AVAP, seguirà tutto quello che attiene la disabilità e Adamo Perotti, del Ponte Rosso nel cuore, le questioni che esulano dalle precedenti categorie. Attualmente sono una quarantina le associazioni che hanno aderito alla consulta del volontariato. Le iscrizioni restano aperte. Informazioni e modulistica presso l'ufficio associazionismo. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha ricevuto a Palazzo Strozzi Sacrati Emanuele Filiberto di Savoia a Firenze per una visita questa mattina allo storico mercato di San Lorenzo. Il presidente, in arrivo da una riunione nella prima mattinata dedicata all'emergenza alluvione, ha informato il principe sulla situazione in Toscana. L'incontro tra il presidente Giani ed Emanuele Filiberto è stata anche l'occasione per ripercorrere i luoghi e fatti dei rapporti degli avi del principe con la Toscana. Toscana e Firenze, seconda capitale del Regno d'Italia. Proseguirà fino a domani sera Pietrasanta Claus, il mercatino promosso dall'associazione Country Eventi con il patrocinio del Comune, che come da tradizione nel terzo fine settimana di novembre trasforma il parco e la villa della Versiliana in una vera e propria fabbrica di Babbo Natale, dove trovare idee regalo per tutti i gusti, uno sfizioso vegan truck pronto a sfornare panini e dolcezze e tante sorprese anche per i più piccoli. Gli stand saranno aperti dalle 9.30 alle 19.30 con ingresso libero. La collana dei Gialli Mondatori festeggia 94 anni. Omaggio a Pietrasanta con 1 a 3 giorni di eventi e una mostra dal 24 al 26 novembre. La collana dei Gialli Mondatori festeggia 94 anni e la celebre casa editrice le rende omaggio a Pietrasanta con 1 a 3 giorni di eventi e una mostra. Dal 24 al 26 novembre la piccola Atene della Versilia diventa così capitale di uno dei generi letterari più amati, ospitando all'interno del chiostro di Sant'Agostino la prima edizione del Festival del Giallo. Ad aprire il festival, venerdì 24 novembre, nella sala del capitolo, all'interno del chiostro di Sant'Agostino, sarà la mostra del Giallo Mondadori, che ripercorrerà tutte le tappe salienti della crescita della collana.
Dall'esordio nel 1929, quando apparve in libreria La strana morte del signor Benson, passando per Agatha Christie con Poirot e Mrs. Marple, Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, poi l'approdo in edicola, la nascita dei gialli economici Mondadori che resero sempre più noti e popolari autori, trame e personaggi, l'esperienza del giallo dei ragazzi e l'evoluzione grafica delle stesse copertine. Le riproduzioni dei primi quattro dei libri gialli saranno infatti fra i pezzi più pregiati della mostra che verrà inaugurata alle 18 dal sindaco Giovannetti e dal curatore Francoforte. L'esposizione resterà in città fino al 7 gennaio 2024, aperta con ingresso libero e gratuito da martedì a venerdì in orario 16-19, sabato, domenica e festivi anche la mattina dalle 10 alle 13. Proseguono le iscrizioni alla Sbruciatata in Garfagnana, primo appuntamento del ciclo di gite dedicate agli over 65. In programma per domenica 3 dicembre, la giornata prevede la visita di due tra i borghi medievali principali presenti in Garfagnana. Castiglione, anche noto come Castello del Leone, paese fortificato da cui sarà possibile visitare la Rocca e l'antica chiesa di San Michele, e Castelnuovo di Garfagnana. A pranzo, in un ristorante locale con menù tipicamente garfagnino, seguirà un pomeriggio di musica dal vivo, balli e sbruciatata di castagne locali, tra le più rinomate per la loro bontà. La quota di partecipazione è di 67 euro a persona, con possibilità di riduzione in base all'ISEE. Per iscrizione basta rivolgersi all'ufficio servizi sociali al numero 0584-2802 o tramite mail al sociale@comunefdm.it. Martedì 21 novembre alle 10 al Parco delle Tamerici ai Ronchi verranno messe a dimora piantine della flora mediterranea in occasione della Festa degli Alberi. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Italia Nostra della sezione di Massa Montignoso, la SIOLO, la Società Amici dei Ronchi e Poveromo, il Vivaio Carabinieri Forestali di Cecina e Asmio. Riqualificazione Centro di Forte dei Marmi. Da martedì 21 novembre partiranno i lavori in via 4 novembre nel tratto tra via Montauti e via Carducci. I lavori fino al 22 dicembre riguarderanno solo la sede stradale asfaltata per poi alla ripresa dopo il 6 gennaio anche dei marciapiedi. Durante il periodo di sospensione nel tratto di via 4 novembre interessato ai lavori rimarranno fruibili i marciapiedi, mentre sarà delimitata e interdetta al transito sia carrabile che pedonale l'area centrale. Gli interventi consistono infatti nella totale demolizione della sede stradale in asfalto, il rifacimento e adeguamento dei servizi pubblici, la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento della pavimentazione in pietra alberese. A partire da lunedì 20 novembre iniziano i lavori di ripristino stradale che riguardano 6 strade provinciali. Per questo motivo il settore tecnico della provincia di Massa Carrara ha emanato un'ordinanza con la quale vengono istituiti per ogni intervento sensi unici alternati regolati da movieri o impianti semaforici fino al 20 dicembre. Le strade e tratti interessati nei comuni di Fivizzano e Casola e Lunigiana sono: strada provinciale 72 di Fosninovo al chilometro 2.300, strada provinciale 12 di Colla al chilometro 800, strada provinciale 59 di Vinca al chilometro 200, strada provinciale di Tenerano al chilometro 500 e 900 e 13 e 800. Strada provinciale 58 di Uliancaldo al chilometro 9.400, 2.200 e 4.200. Strada provinciale 15 della Calcinaia al chilometro 50. Adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo dei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per domenica 19 novembre. Cielo poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Lunedì 20. Cielo nuvoloso, temperature minime in aumento, venti deboli o moderati, mare mosso. Tendenza nei giorni successivi. Tempo variabile, temperature in calo, venti in rinforzo, mare mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it.
Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie di essere stati con noi e buona serata.